Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Chi ci lascia e ci ha amato davvero vivrà per sempre in noi. L'amore non si esaurisce, cambia soltanto forma. Spesso si moltiplica in svariate direzioni. Diventa progetto di valore che coinvolge intere comunità. Così è per Simone Valli, giovane di Teglio, scomparso l'8 agosto del 2021, a soli 18 anni. Nel suo nome sta nascendo la Capanna di Meden, che sorgerà nell'area di Prato Valentino, sulla sponda retica della valle, a 2.400 metri di quota, al confine di Stato con la Svizzera. Un nuovo rifugio, a metà strada fra il cielo e la terra, sui monti che amava, fra quei sentieri che tante volte ha percorso, nel silenzio, sognando un futuro che purtroppo per lui non è arrivato più. Sono contento che vogliono fare questa capanna in memoria del mio Simone, che lui amava tanto la montagna, proprio quei posti lì. Io lo portavo che aveva 5-6 anni. Una cicatrice che non si rimargina, divampa nel cuore la tempesta dell'assenza, ma la condivisione di un dolore può essere un sollievo per molti. Bisogna come aiutare e anche gli altri a sopportare questo grande dolore, perché come ho perso io, purtroppo Simone, ci sono tante altre famiglie che hanno perso i figli, però bisogna proprio cercare di farsi forza. Mi sembra che è lui che mi dice: papà, dai, cerca di farti forza, aiuta la mamma, aiuta anche la sorella e andiamo avanti. Il nuovo rifugio ha lo scopo di rivalutare il territorio di confine, offrendo agli escursionisti un punto d'appoggio. I lavori inizieranno a breve e consentiranno di riportare a nuova vita l'ex ricovero del Regio Genio Militare, di cui ora rimane solo la struttura perimetrale. A dar vita all'iniziativa a diverse realtà, fra le quali in primis il CAI di Teglio. Il progetto Rifugio Capanna Meden è partito già tanti anni fa, quando come presidente del CAI c'era Romano Binetti, che aveva iniziato a progettare questa capanna. In questi ultimi anni abbiamo dato una svolta e quest'anno, approfittando del bando di Prova Altellina, bando cultura, abbiamo voluto iniziare i lavori che grazie al CAI di al Comune di Teglio, all'Astel Teglio e all'Associazione Schipazzi ci hanno dato una mano per approfittare di questo progetto. Il progetto è stato finanziato anche dall'Accademia del Pizzocchero e dagli amici di San Juan. Dalla capanna si potranno effettuare diverse escursioni. La capanna sorge a una quota di 2.400 metri sul confine tra l'Italia e la Svizzera. È un punto di passaggio perché negli ultimi anni il Club Alpino Italiano ha rafforzato la rete sentieristica attivando il Sentiero Italia, e il rifugio sorge proprio sul Sentiero Italia. Nonostante l'unione di intenti, la costruzione della capanna necessita di ulteriore aiuto e per questo motivo è partita la raccolta fondi. Adotta una pietra. Per scoprire i dettagli, www.caiteglio.it.